Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. A tutti in carrozza si va, la vita che ci invita, sali. Vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Ginzù, gingiù, ginzù. E il capotreno, molla quel freno. Vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è servita. È come un treno in corsa che fa. Ginzù, gingiù, ginzù. È salito in carrozza Giacomo Sintini, grande personaggio, tra breve lo conosciamo, ospite mio e di Francesco. Siamo appena partiti, Francesco. Sì, ci attende l'andata e ritorno, una ventina di minuti? Sì. Dovremmo essere veloci, Giacomo. Perfetto. Ti conosciamo per due aspetti diversi, lo sai bene, grande pallavolista che sei stato, 77 presenze in nazionale, poi vediamo di ricordare alcune delle vittorie più importanti, quella del 2013 straordinaria, perché arriva dopo l'avventura personale, sì, di cui signora parleremo, cioè la tua malattia. Okay. Una leucemia che viene diagnosticata nel 2011, se non sbaglio avevi 32 anni, esatto, perché sei classe 79. I sintomi, come te ne accorgi, cosa provi, cosa accade? Guarda, per specificare soltanto una cosa, sì, è stato un tumore del sistema linfatico, non esattamente una leucemia, ma un linfoma. Atipico, me ne accorgo perché una sera... Dolore alla schiena, banale. Sì, esatto. Cominciano questi dolori alla schiena strani dopo un allenamento, do la colpa a qualche episodio di sport, come è sempre stato, no? Invece questa volta i sintomi sono diversi, continuano e dopo 2 mesi di sofferenze scopriamo questa lesione tumorale che aveva indebolito e poi spezzato una mia costola. E da lì il campanello d'allarme, la diagnosi, la stadiazione. Purtroppo avevo delle lesioni multiple all'intestino, ai polmoni, alla milza e anche al midollo osseo, ho dovuto interrompere l'attività. Molto aggressivo, al quarto grado. Era al quarto stadio, alto grado di malignità, si sviluppava molto velocemente e purtroppo avevo appunto queste localizzazioni multiple che rendevano il mio quadro clinico molto complicato. Quale fu il primo approccio, che è uno dei problemi della sanità di oggi, dei medici? Cosa ti dissero? Allora, sono stati molto chiari e precisi e soprattutto un po' drastici nella comunicazione, però efficaci, perché mi hanno detto: devi interrompere immediatamente tutto quello che stai facendo, devi lasciare da parte qualsiasi cosa, ti devi concentrare soltanto sulla chemioterapia, perché questo è l'unico modo che noi abbiamo per salvarti la vita. Facendoti capire che il rischio era rilevante, sì, che rischiavi, il rischio era alto, di perdere la vita. Sì, perché comunque il tumore era molto avanzato e se le chemio non avessero avuto l'effetto sperato non avevo molti mesi. Cosa accade nell'immediato? Cerchi di sapere in giro per il mondo, sì, chi ha le ricerche più avanzate. Esatto. Mio papà è un medico, per cui immaginati, ha cominciato a chiamare ovunque per cercare di capire dove fosse il miglior posto per curarmi da un tumore ematologico. E addirittura un suo collega da Chicago gli disse: guarda che sei a Perugia, non si muova da Perugia perché è un'eccellenza e non dovete sottovalutare l'impatto di riuscire a curarsi a casa. A Perugia c'era stato già l'impianto che di midollo osseo che non era compatibile, che prima non si sì, faceva nel mondo, tu invece poi ti sottoponesti all'autotrapianto, quindi sì, non trovasti donatori. Esatto, però... E c'era fretta, evidentemente. Comunque, esatto, comunque la mia, diciamo, la costruzione della mia terapia è stata molto, molto intelligente, molto efficace, perché addirittura io, dopo i primi 4 cicli di prima linea che non avevano funzionato bene, sono passato subito agli alti dosaggi e poi all'autotrapianto, perché l'equipe dei Falini capì che quella non era la strada giusta e non era necessario indebolirmi troppo, perché comunque l'epilogo era quello, cioè l'autotrapianto. Mi fermerei qui perché quello fu un momento ancora più difficile, cioè le prime terapie non funzionano, esatto, quindi aumentano le probabilità che la strada si ponga in salita. Lì, forza d'animo, tu dalla tua vivi da sportivo, e poi ne parliamo perché eri un po' all'apice della tua carriera, esatto, lo sportivo sa fare gioco di squadra e ha grande forza e determinazione. Guarda, strumenti utili. Sì, io credo di aver dato fondo a tutte le risorse che avevo in quel periodo. È ovvio che ci sono dei momenti talmente difficili che tu fai fatica ad affrontarli. Tutto quello che io ho cercato di fare è stato
fare quello che avevo imparato da quando sono ragazzo. Io la maggior parte del mio tempo l'ho passato in famiglia e in spogliatoio e in campo, perché gioco a pallavolo da quando sono molto piccolo, e quindi io mi sono proprio detto: Jack, per affrontare questo problema devi fare come hai sempre fatto. Non hai mai vinto niente da solo, non hai mai raggiunto nessun risultato da solo, trova una squadra e collabora con loro per cercare di avere maggiori probabilità. Ovviamente, che diventa quella dei medici. Esatto, e diventa quella dei medici, degli infermieri, della famiglia, cercare di comunicare con loro, rimanere disciplinato nelle cure, cercare di giocarti al massimo le tue probabilità, che non vuol dire che un atteggiamento positivo ti metta al sicuro, ma di sicuro è l'unica cosa che possiamo condizionare. Dunque, terapie che non riescono a battere il linfoma, ultima spiaggia, il trapianto, sì. L'autotrapianto. Con gli alti dosaggi e il trapianto abbiamo cercato di dare un colpo di coda a questa malattia che sembrava potesse avere la meglio, e lì ha funzionato. Lì le chemioterapie hanno funzionato, il mio fisico ha resistito, il trapianto è riuscito e con grande fortuna sono riuscito a tornare a casa. Mi ricordo 2 giorni prima di Natale, ero in sedia a rotelle, pensa, perché avevo perso 21 kg durante le ultime cure. Mi ricordo bene che mia moglie spingeva i capelli dal primo giorno, però ero molto debole, mi ricordo che non riuscivo più a lavarmi da solo, mi portavano in braccio in bagno, una condizione fisica veramente molto, molto brutta. Ma in quel momento il percorso psicologico, hai mai pianto? Hai voglia, sì. Da pianto, subito? Il pianto più che altro era uno sfogo, i problemi più brutti erano durante la notte, quando rimani da solo. Insomma, la paura c'è, è concreta, perché ti rendi conto del reparto dove stai vivendo, ti rendi conto che il tuo fisico è fortemente provato, e quindi sicuramente la paura è tanta, hai paura di perdere quello che hai di più caro. Cioè, io avevo la mia bimba, aveva 3 anni, mia moglie 28 anni, avevamo tanti progetti, è chiaro che una cosa del genere ti mette in grave difficoltà. E poi le ombre pian piano si diradano, perché sì, l'autotrapianto dice che sta funzionando. Esatto, quando è riuscito quello e sono tornato a casa, lì ero in grave crisi, diciamo, fisica, ma piano piano ho cominciato a riprendermi. Quindi mi ricordo quando ho mangiato da solo a tavola, mi ricordo quando sono andato in bagno, ho fatto una passeggiata fuori. Ogni giorno i miei esami andavano meglio. È un po' come rivivere. Esatto, sì, sì, è proprio esattamente così. E piano piano facevo un piccolo passo verso la salute, mi sono reso conto che le cose stavano andando bene. È ovvio che c'era sempre la paura della ricaduta, però ti dico la verità, a un certo punto ho smesso di pensarci e mi sono concentrato solo sulla mia ripresa. Intanto arriva un trenino, che per noi sono dei banner, che sono annunci commerciali, che non ci distolgono da questa Nessun inversione problema. Spirituale rispetto a questo tuo racconto che non può emotivamente toccare. Ti dicono subito che quel trapianto ti avrebbe condotto verso il traguardo del recupero, o c'erano ancora delle incertezze? Allora, le incertezze c'erano sempre, perché ovviamente la possibilità che la malattia ritorni c'è sempre, però il trapianto è stato risolutivo e aveva funzionato alla perfezione, per cui c'era grande aspettativa. Mi dicono di tornare ad allenarmi circa dopo 2 mesi. Dopo 2 mesi che la situazione andava bene, proprio il professor Falini mi dice per la prima volta: guarda che se vuoi, noi non abbiamo controindicazioni al fatto che tu torni in palestra. E io lì ho cercato di tornare subito ad allenarmi ad alto livello, cercare di ricostruire il mio fisico, che era molto indietro, ma potevo farlo, e poi cercare di avere una nuova opportunità in Serie A il prima possibile, perché sapevo bene da sportivo professionista che se stai fuori troppo dal giro poi è difficilissimo rientrare. Io ero già stato fuori quasi un anno, e in più con un problema grave, per cui rientrare non era semplice. Allora, mescoliamo l'avventura della tua malattia con quella sportiva. Tu sei di Lugo di Romagna, sì, romagnolo, abbiamo ricordato, nato nel 79, hai iniziato lì con il Ravenna, importante squadra, e poi hai giocato con le migliori squadre d'Italia, d'Europa e del mondo, sì, il Trentino, la Dube, Macerata, e poi arrivi a Perugia, RPA, ed è qui che scopri la malattia, no? Sì, dunque, gli anni dell'RPA però sono stati bellissimi, 6 stagioni bellissime, dove ho fatto per molte sfiorato stagioni lo scudetto, anche il capitano, abbiamo sfiorato lo scudetto, abbiamo vinto una Challenge Cup, quindi un trofeo europeo, bellissima squadra, io amo Perugia, mi sono inserito benissimo, qui ho incontrato mia moglie, quindi tutto quanto la mia vita privata poi è ruotata sempre intorno a Perugia. Quando ho scoperto la malattia ero già tornato, però quella stagione avevo giocato in Russia. 4 medaglie d'oro, se non sbaglio, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa CEV, sì, Coppa Campione, insomma a livello italiano e nazionale. Le 77 presenze azzurre e anche un importante successo, che sono gli europei con l'Italia. Ci fermiamo un attimo, certo, per questa volta veramente, prendiamo
respiro per un minuto, forse meno. A tra poco. A tra poco. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Dicevamo dei grandi successi, il meglio che un pallavolista che è iniziato da bambino possa aver sognato. Sappiamo che all'Italia è mancato l'oro delle Olimpiadi. Ecco, i ricordi di quegli anni in nazionale? Bellissimi. Vestire la maglia della nazionale è la più grande soddisfazione per qualsiasi atleta e vincere con la nazionale ancora di più. Io ho avuto la fortuna di fare tutto il percorso giovanile, quindi fino all'under 21 e poi dopo alla seniores. È stupendo, grande esperienza di vita anche perché viaggi, giri il mondo, viaggi con i tuoi compagni di squadra, conosci nuove culture, nuovi paesi, bellissimo. Io penso di essere stato ovunque con la nazionale, quindi bellissimi anni, grandi soddisfazioni. La nazionale ti aiuta anche ad avere contratti migliori per quello che riguarda i club, quindi riuscire sempre a rimanere ad alto livello e a competere per i trofei più importanti, che poi è il sogno di ogni sportivo. Tra le medaglie d'oro anche una Coppa del Mondo per il club, sì. No? Con chi eri, non ricordo? Con Trento. Con Trento. Siamo vicini al capolinea, poi riprenderemo Scendendo più veloci perché sapremo del countdown verso la chiusura di questa chiacchierata. E quando arriva la malattia eri all'apice della carriera. Sì. 32 sì, anni? Avevo 32 anni. Ma ci dobbiamo fermare un attimo perché giriamo, giro di boa. A tra poco. E ripartiamo dall'apice. Quello dell'orografia perugina, perché siamo al Piceto, in cima, alla città, e ora riscendiamo. Apice della carriera, dicevamo, perché tu ti ammali a Perugia nel 2011, quando eri nazionale, ed eri in lista per le Olimpiadi del 2012. Sì, signore. E sappiamo che le Olimpiadi si collocano casualmente in una carriera, anche a livello anagrafico. Troppo giovane ad Atene, ti preparavi per l'Olimpiade 32 anni ideali, sperando magari nella successiva di Rio, e invece arriva la malattia. Perfetto, proprio così. È chiaro che immagino che questo rammarico lì per lì si senta, ma poi passi in secondo piano. È chiaro. È ovvio che la pallavolo non mi è mancata. Mi è mancata perché è la tua vita, perché è la tua passione. Però è chiaro che quando sei di fronte alla possibilità di poter perdere la vita, la tua priorità assoluta è quella di salvarti. Dopo avrei fatto qualsiasi cosa. È chiaro che dopo la voglia di tornare a giocare a pallavolo è venuta dopo che avevo saputo che potevo, che ero salvo, che ero guarito. Si usa con frequenza il termine miracolo, che è spesso eccessivo, ma nel tuo caso arriva la guarigione e l'obiettivo di rientrare a giocare. Ce la fai perché torni a Trento. Sì, velocissimamente. Intanto, perché... ma torni in qualche modo anche grazie al nome che eri stato, evidentemente, a qualche favore anche rispetto alla persona, ai sentimenti, o perché ti credevano già di nuovo a quei livelli agonistici? Allora no, era impossibile richiedermi a quei livelli agonistici, perché quando io ho ripreso l'idoneità sportiva, due mesi dopo aver essere tornato ad allenarmi, io ero idoneo all'attività agonistica, ma non ero un atleta di alto livello. Trento ha scommesso in me, ha scommesso su di me e ha detto che in 3-4 mesi questo ragazzo può tornare ad alto livello, e loro hanno scommesso che se io
fossi tornato ad alto livello dal punto di vista fisico, sarei stato addirittura più forte perché avrei avuto delle motivazioni differenti. Hanno scommesso su questa cosa. E io scusami, sono il stato mental felice coach di farlo. C'era già allora, forse ancora? No, non c'era. E io entro a Trento ad agosto, quindi ero già abbastanza in buone condizioni. A settembre faccio l'esordio nella mia prima partita e poi faccio tutta la stagione con loro. E l'occasione però è arrivata a maggio. Quindi... E lì c'è anche un pizzico di fortuna, perché sì, immagino che ai tuoi livelli ci si alterna, certo, nella formazione. Io non titolare. Stavo giocando mai quell'anno. Non stavo giocando mai perché Rafael era il titolare e giocava alla grande. Il mio ruolo era quello di fare il secondo, la riserva. Però si infortuna alla vigilia della finalissima, quindi è arrivata questa grande occasione per me. Mi dispiace per Rafael che si è rotto un dito, ma adesso sta bene. E io gioco quella finale da titolare. Scudetto. 23 mesi dopo la diagnosi di tumore. Io credo che ci siano pochi casi nella storia degli sport di alto livello, sì, no? Che a nemmeno 2 anni una finale di uno scudetto. È stato un recupero molto veloce e sono stato aiutato tanto dai miei compagni, tanto dal mio staff, e quando sono arrivato lì siamo riusciti a cogliere questa occasione vincendo 3-2 questa finalissima con Piacenza, e io sono diventato anche miglior giocatore della finale quell'anno lì, ed erano 2 anni dopo la diagnosi. Incredibile questa storia. I passeggeri di questa tratta ritengono questa storia meritevole più che di un applauso e di un'ovazione, ma non siamo in tanti. E arriva quello che sarebbe stato il secondo scudetto della carriera, sì, perché lo avevi vinto nel 2006. Nel 2006, insomma, perfetto. Sì, quindi nel 2013, esatto. Nemmeno 2 anni dalla malattia, esatto. Quindi da quel timore. Come cambia la vita? Perché tutto si relativizza nella vita, no? Dicevamo sì, in altra chiacchierata che la ricchezza la si assapora meglio se si è stati poveri, e la salute la si assapora meglio se si è stati malati. Cosa sta cambiando nella visione, allora, del mondo? Allora, cambiano due cose. Un po' ti rendi conto veramente di quanto precario sia tutto. Quindi quando diciamo che la salute è la cosa più importante, lo diciamo più come una frase fatta tante volte, invece è la verità, perché la salute è l'unica cosa che ti dà delle prospettive. Qualsiasi cosa tu la puoi recuperare, nel momento in cui ti manca la salute, tu non puoi progettare, ed è una cosa terribile. Quindi quella è sicuramente una lezione importante che ho imparato. Adesso, oggi, non è che sono una persona così diversa da prima. Penso che la cosa che ho cambiato di più è che sono molto più attento ai bisogni degli altri, e di sicuro tutte le volte che mi arrabbio o mi dispiace qualcosa, mi dura molto meno. La rimisuri, eh? La rimisura, dura meno nel tempo. La tua unità. Esatto, dura meno nel tempo. Interessante. E arriva l'associazione Giacomo Sintini, uh-huh, che è una derivazione di questa sensibilità. Intanto ti ho chiamato sempre Giacomo, ma ti chiamano tutti Jack dall'inglese, insomma, da Giacomo. Ti piace? Sì, tutti fanno è questo. Veloce. L'associazione che, così, in altre interviste abbiamo parlato con Franco Chianelli, che tu sì, conosci, che ha vissuto il dramma della perdita di un figlio, esatto, e che ha creato la sua associazione, e la tua è simile. Tu raccogli fondi per sostenere la ricerca e per assistere sia i pazienti che le loro famiglie. Esatto. E poi parliamo degli ultimi obiettivi di qui in avanti. Iniziamo sì, con il progetto. L'associazione è nata proprio da un senso di gratitudine. Il fatto che io e mia moglie ci rendiamo bene conto della fortuna che abbiamo avuto ad avere questa seconda possibilità, e ci siamo detti più volte cosa possiamo fare per dare indietro un po' del tanto bene che abbiamo ricevuto. Io ero tornato a giocare, avevo visibilità, quindi ho detto: perché non creiamo delle raccolte fondi coinvolgendo più persone, perché sarà sempre più di quello che possiamo fare noi da soli. Da qui è nata l'associazione, che da 5 anni raccoglie fondi per la ricerca medica, che doniamo tutta al professor Falini, perché di lui mi fido e la sua equipe è considerata di grande valore, e poi progetti negli ospedali di tutta Italia, dai bambini a le sedie per un'oncologia o i lettini per un day hospital, roba del genere. E poi fai anche sensibilizzazione. Sensibilizzazione nelle scuole, nelle scuole, tantissimi incontri in collaborazione anche con Fondazione Veronesi e con AIRC. Andiamo nelle scuole di tutta Italia, dove attraverso la mia esperienza cerco di raccontare ai ragazzi un po' di come si possa far fronte a queste situazioni. Soprattutto l'attenzione è posta sul fatto che tutti possiamo andare in difficoltà, che non c'è niente da vergognarsi, e che bisogna avere il coraggio e l'umiltà per chiedere aiuto. Ecco, diversamente da altri tumori che sono legati allo stile di vita, sì, alimentare, attività fisica, eccetera, purtroppo credo che per sì, le leucemie linfome è più un destino. È più una cosa genetica, sì. Genetica, esatto, quindi sì, difficile. Sì. Semmai c'è da carpire i sintomi, no? Okay, come accade. Bravissimo. Sicuramente fare educazione sul fatto di prevenire la cosa, no? Cioè di capirla, di conoscerla prima, di fare questa attenzione, però comunque facciamo sempre anche molta
molto focus sull'alimentazione e sulla gestione della vita, perché ok, certe malattie ti arrivano senza colpa, altre ti arrivano con un po' più di colpa, però comunque l'aver avuto un buono stile di vita a me aiuta, mi ha aiutato lo stesso a poi ad affrontare anche quelle, certo, quelle intanto cure intanto ci pesanti. Accompagna il trenino di Bunker, sì, mentre parliamo. La prevenzione può essere quella, hai detto, dell'attenzione, poi c'è quella psicologica nella capacità di affrontare il problema, sì, perché spesso si dice che certi miracoli abbiano una derivazione psicologica, cioè nella forza d'animo, in quanto di noi si riesce a trasferire dalla mente al corpo attraverso la determinazione, sì, cioè il volercela fare, tu ce l'hai messa sempre. Secondo me è una componente, cioè sicuramente una componente anche psicologica, mentale, come noi affrontiamo quello che ci capita, però ovviamente non serve soltanto quella. Per prepararsi a quelle cose, a me ha insegnato tanto lo sport, questo è sicuro. Lo sport insegna ad andare in difficoltà, a sapere che si va in difficoltà, a sapere che non bisogna farne un dramma, a sapere che bisogna rialzarsi, che una giornata storta è una giornata storta e non vuol dire che sarà storto tutta la vita, e insegna anche ad accettare in una maniera molto più misurata i piccoli successi, quindi piccoli step, darti piccoli traguardi per arrivare a un traguardo lontano, questo ti aiuta tanto. Devo dire che in ospedale ci sono delle figure che ti danno una mano anche a mettere in ordine un po' questi pensieri, e tutto serve. I progetti prossimi, state pensando all'hospice, l'hospice che ahimè è una struttura in cui si accompagna l'ospite verso, sì, l'ultimo viaggio, perché spesso si arriva lì senza più speranze. Cosa, sì, fate? Allora, guarda, questa cosa è nata, è la prima volta che ne parlo in maniera pubblica, però è concreta. E l'idea di fare una donazione all'hospice è nata perché io qualche mese fa ho dovuto, insieme a mia moglie e ai miei cari, assistere la mamma di mia moglie che purtroppo è deceduta a causa del cancro, ed è stata ospitata all'hospice per un periodo. Durante uno di questi incontri io ho parlato con un inserviente lì, un volontario, un infermiere, e mi ha spiegato che l'hospice spesso è visto come la fine, ma in realtà non è ancora la fine. Sì. È una parte ci dobbiamo di vita fermare, importante. Questo è molto importante, anche perché a Perugia abbiamo un caso particolare, intervisteremo Carlo Giulietti, che è andato lì e tutti si aspettavano che se ne andasse e ha vissuto come te un miracolo che ci piacerà raccontare. Ci fermiamo. Benissimo. Un attimo. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, in Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io sono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Dicevamo, non è detta che dall'hospice non si esca vivi, accade, esatto, di frequente, e voi volete promuovere questo, okay, percorso? Esatto, non solo quello, però anche se dovesse accadere, certo, comunque quella lì non è ancora la fine, è una parte ancora di vita, quindi c'è ancora vita. Mi ha colpito molto questa cosa e lui mi ha detto è fondamentale che anche in questa parte, seppur finale della vita, le persone abbiano la loro dignità, abbiano la loro assistenza. Quindi mi piacerebbe molto riuscire a concretizzare una donazione utile per rendere ancora migliore questo posto, che già è un'eccellenza. È una struttura straordinaria. Sì.
hai perso la suocera, sì, e io il suocero lì dentro, è una struttura incredibile per veramente la qualità dell'assistenza, sì, che viene proposta. E danno un grande aiuto anche a chi assiste, a chi va a trovare i parenti, perché se tu tieni a casa delle persone che non sono più in grado di gestirsi da sole, noi non abbiamo la capacità di gestire, per cui il tempo che passi con loro è cercare di rimediare a un loro stato. Invece là sono sempre in perfette condizioni e tu puoi veramente dedicarti all'affetto che provi per loro. E hai un altro progetto in erba, eh? Sì. Che stai accarezzando come associazione. Esatto, un'idea di creare un luogo dove le persone possano essere orientate ad affrontare un percorso di malattia, sia chi la deve affrontare in prima persona, sia chi sta vicino ai malati. Perché? Perché quando mi sono ammalato mi sono reso conto che tu immediatamente vieni balzato in una realtà che non conosci. Non hai idea di come muoverti, sei in balia dell'avversario, perché non conosci proprio i tempi, non conosci cosa devi fare, come organizzarti. E ci sono delle organizzazioni che non sono soltanto cliniche, che lì ci pensano i dottori, ma come organizzarti economicamente, sapere che hai diritto a un accompagnamento o a una pensione, sapere che hai diritto a delle esenzioni, tutte queste cose qua, e non solo, anche sentire da altre persone che ci sono passate come hanno cercato di organizzare le loro giornate. Che ne so, mia moglie era bravissima perché organizzava le visite, non mi faceva stancare troppo ma non mi faceva mai rimanere troppo solo, cose del genere che, se coordinate bene, possono contribuire al successo del periodo. Signori, di cura. Siamo prossimi al capolinea. Sì, ecco, ci restano 100 metri. Come li impieghiamo? È una pillola di saggezza che hai raccolto in questo calvario di qualche anno? Ma due cose ho imparato. Non vale mai la pena arrendersi e bisogna sempre mettere la squadra al primo posto. E forse nemmeno arrabbiarsi troppo, perché c'è sempre quello qualcosa sicuro di molto più importante. Pensiamo a vista peggio. E chiudiamo parlando della ricerca, perché attraverso te, attraverso Franco Chianelli, abbiamo scoperto che chi andava a chiedere, ed è naturale che accada in giro per il mondo, a chi rivolgersi, rispondevano: Perugia è un'eccellenza mondiale. Continuiamo a sostenerla perché è fondamentale. In bocca al lupo, buona esperienza. Piacere di averti con tutti. La vita che c'è vita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su.